Io considero il mondo per quello che è, un immenso palcoscenico dove ognuno è pronto per recitare la propria parte. È una delle battute del Mercante di Venezia, lo spettacolo che la prossima settimana, l'11 ottobre, apre la stagione 2022-2023 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Un testo molto complesso, un testo che sempre ha avuto attorno a sé un'aurea molto particolare, ne discutiamo in questa prima puntata, intanto con il direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Paolo Valerio, che del Mercante di Venezia, protagonista Franco Branciaroli, è anche regista. Allora, chiariamo subito un punto, perché questo è uno dei tanti equivoci e uno dei tanti spunti di riflessione che il Mercante di Venezia offre. Il Mercante di Venezia non è Shylock. Il Mercante di Venezia è Antonio. Antonio, naturalmente, sì. Sì, sì, questo ha aiutato anche la fama di Shylock per certi versi, che è un personaggio sicuramente non secondario, ma il protagonista del titolo è il Mercante di Venezia, Antonio. Che poi, se andiamo a sommare, mettiamola così, la presenza in scena del personaggio di Antonio, in una, come dire, lo definiremmo quasi un personaggio da non protagonista, fondamentalmente. Non sta tanto in scena. Sì, ma sicuramente non sta molto in scena, ma è presente in alcune parti essenziali. Quindi diciamo che il plot nasce dalla sua malinconia, la sua tristezza, e non si capisce da cosa possa essere causata, forse da questo rapporto con Bassanio, questo amore non risolto con Bassanio, ma sicuramente diventa l'antagonista quando poi, ahimè, alla chiusura del quarto atto del processo, decreta l'obbligo di conversione di Shylock, che forse è la parte più terribile di questo personaggio e anche di questo testo. Perché un testo così, come posso dire, così disturbante per certi aspetti? Lo dice Harold Bloom. Harold Bloom, grande critico teatrale, storico del teatro, dice: Shakespeare è l'inventore dell'umano, ma dice anche questo testo è un testo antisemita. E quindi naturalmente apre un dibattito forte. Chiaro che, come dire, lo Shakespeare che ha scritto questo testo non pensava certamente alla tragedia della Shoah e quindi non poteva pensare di associare la figura della crudeltà a un personaggio come Shylock. Shylock è appunto crudele, ma non perché è ebreo, è crudele perché è crudele, punto. Quindi, detto questo, è chiaro che è diventato un testo così complesso, perché poi ogni traduttore, ogni regista, ogni attore ha molto sofferto trovando una chiave interpretativa diversa. C'è da dire che un testo dove fondamentalmente si raccontano due storie, una molto più drammatica che è appunto quella del pegno di Shylock, Antonio, eccetera, l'altra è quella di Bassanio e Porzia, che è collegata logicamente all'altra, però sembra delle volte di vedere quasi due commedie completamente diverse per stile e per tono. Assolutamente sì, infatti in questo è una commedia nera, nel senso che la storia di Porzia e Bassanio è una storia assolutamente a lieto fine, tre coppie che si sposano, si scambiano gli anelli, c'è un gioco di equivoci su questi anelli, ma in realtà ha un finale nel quinto atto assolutamente solare con certi momenti anche di gravità sul linguaggio, come spesso fa Shakespeare per così allietare il pubblico. E poi c'è una parte invece assolutamente drammatica, che è la parte che segue il rapporto di Shylock con Antonio. Ecco, come posso dire, la figura di Shylock che noi vedremo affidata a Franco Branciaroli, quali aspetti del personaggio sottolinea? L'aspetto del villain, cioè questo personaggio shakespeariano che per certi versi fa anche sorridere, ridere, ma al tempo stesso ha una sua appunto tragicità. Franco Branciaroli, devo dire che è stato straordinario nel trovare una strada per interpretare questo personaggio, ma devo dire che tutta la compagnia ha lavorato molto molto bene. È stato davvero un lavoro molto, molto creativo, partito
molto tempo fa, perché come sempre a teatro il progetto parte con l'ipotesi scenografica, poi il lavoro sui costumi, sulle musiche, sulle luci, sui movimenti di scene, quindi un lavoro corale che poi si chiude negli ultimi 40 giorni quando con la compagnia, che è la compagnia in parte del teatro stabile con gli attori storici della compagnia, in parte con nuovi giovani attori che abbiamo selezionato da provini, quindi un bel lavoro corale. Li nominiamo allora, già che ci sono, io ho il foglietto davanti, sono appunto accanto a Franco Branciaroli, Pier Giorgio Fasolo, Francesco Migliaccio e poi in ordine alfabetico Emanuele Fortunati, Stefano Scandaletti, Lorenzo Guadalupi, Giulio Cancelli, Valentina Violo, Dalila Reas, Mauro Malinverno e Marsila Soccoli o Soccoli. Soccoli, perfetto, grazie. Allora, ecco, tra l'altro le scenografie, la scenografia è una scenografia che già dalle foto, già dalle immagini, sembra umida, cioè c'è il tono veneziano è suggerito proprio anche da queste immagini, probabilmente anche dalla scelta dei colori dei costumi. Grazie, sì, perché questo proprio era l'intenzione. Questi mattoni che ricordano molto certi palazzi di Venezia, ma sono mattoni lagunari, quindi un po' cupi, con delle riflessioni strane, particolari, argentate, ed è una scena che ha una sua forza evocativa. Il palcoscenico è avvolto da un pavimento che è scintillante perché vuole richiamare naturalmente l'acqua, la laguna di Venezia, e il lavoro sui costumi è stato un lavoro molto importante, sono costumi che hanno un taglio contemporaneo all'interno di una scena tradizionale. L'altro anno la stagione del Teatro Stabile iniziò con La Bottega del Caffè, che era un testo, diciamo, adesso è una generalizzazione, mi rendo conto, sulla maldicenza fondamentalmente. In questo caso che cosa lo rende attuale? La cattiveria, la brama di guadagno, certo, eccetera, che è questo? Il tema fondamentale di questa storia è proprio questo, è il rapporto tra il denaro e la vendetta, che si intreccia poi con una lotta di religioni. Ma il tema del denaro, della ricerca del denaro, il denaro è associato molto anche al tema dell'amore, quindi il denaro serve per raggiungere in qualche modo l'amore, ma il tema che sottende è la vendetta, di questo personaggio che viene umiliato dalla storia e della sua vita personale e in qualche maniera vuole trovare una sua vendetta. Noi vediamo in queste immagini, questa libbra di carne è la sua vendetta e quindi lo rende spaventosamente attuale anche per questo. È attivo al villaggio Barcolana lo stand del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che funge un po' anche da, come possiamo dire, Presidente Granbassi, anche da vetrina appunto per questa stagione, ma anche da luogo dove si possono eventualmente sottoscrivere ancora gli abbonamenti. È un punto importante. Sicuramente siamo partecipi anche noi di questo grandissimo evento che è la Barcolana, di questa festa della città. Non poteva mancare il Teatro Rossetti, così come l'anno scorso. È stato un bel successo l'anno scorso, ci ha dato molti riscontri, quindi abbiamo deciso di essere di nuovo presenti, di rilanciare, anche con la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti, comprare i biglietti presso lo stand in questi pomeriggi. Allora, diciamo che l'abbiamo già detto altre volte, però magari eventualmente lo ripetiamo, che ci sono anche degli sconti ulteriori per chi sottoscrive l'abbonamento, quindi insomma sottoscrivere l'abbonamento è importante anche per gli spettacoli che non sono presenti nel cartellone ufficiale e che fra l'altro stanno crescendo sempre di più. Sì, l'abbonamento è sicuramente la formula più conveniente per poter godere degli spettacoli del Rossetti con una scontistica veramente molto forte. Abbiamo formule diverse, c'è l'abbonamento dedicato alla stagione di prosa di Sala Generali, c'è la possibilità di fare un abbonamento Gold che prevede 37 spettacoli, c'è la possibilità di fare un abbonamento Platinum che ne prevede 49, con sconti che vanno anche oltre il 50% del prezzo del biglietto. In più c'è una formula d'abbonamento che fa così riconoscere Rossetti in tutta Italia, perché siamo gli unici che la offrono, noi l'abbiamo chiamato l'abbonamento con le stelle, e che consente così di poter
poter godere di tutta la stagione in assoluta libertà, quindi senza turni fissi, senza date prefissate, ma spendendo queste stelle che si acquistano appunto con dei pacchetti di sconto presso il Teatro Stabile con gli spettacoli più diversi. Mentre noi stiamo andando in onda, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia sta provando appunto il Mercante di Venezia a Ferrara, se non mi sbaglio, c'è un rodaggio prima di arrivare a Trieste, ma poi ci sono anche, e caratterizzeranno tutta la stagione dello Stabile, e su questo, come dire, poco si riflette da casa, diciamo, ci sono anche un sacco di produzioni del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia che circuitano a livello nazionale, e credo che questo sia anche l'altro impegno del quale noi, come dire, effettivamente, come dicevo prima, poco ci accorgiamo. È vero, questo è un nostro motivo di grande orgoglio, cioè l'attività produttiva che esportiamo in tutta Italia. Sono 9 spettacoli in tournée, abbiamo 120 città che vengono toccate per quasi 300 giornate recitative, quindi veramente un export culturale che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia fa su tutto il territorio nazionale. Prima di chiudere ricordiamo che lo spettacolo che sarà in scena dopo il Mercante di Venezia in sala Assicurazioni Generali è una sorta di must, torna in una nuova versione il Rocky Horror Show a partire dal 25 di ottobre, se non mi sbaglio. Sì, esattamente, Rocky Horror, quindi questo grandissimo spettacolo, tanto atteso perché è un ritorno alle grandi produzioni internazionali che avevamo dovuto abbandonare durante il periodo pandemico, che riprendiamo con molta forza, molta convinzione e sono convinto anche con grande successo. Allora, noi ci vediamo la prossima settimana con la trasmissione dedicata al Rossetti. Non dimenticatevi invece che noi seguiremo come sempre una sorta di anteprima della prima del Mercante di Venezia, collegati in diretta appunto prima della prima, come si dice. Grazie, alla prossima settimana. Thank you.